precisare qualcun altro, le nostre liste sono meravigliose, fortissime. Rispondo io personalmente di tutti i candidati di Forza Italia. Se ci dovesse essere qualcuno che sbaglia, saremo noi a cacciarlo. Non esiste problema. Saremo tutti censurati, tutte persone che conosco personalmente. Non accetto lezioni di etica da nessuno. Io credo di essere abbastanza grande e consapevole delle cose che abbiamo fatto. Le nostre sono liste stupende, sono fortissime e questo preoccupa gli altri. Pazienza, pazienza per loro. Ma non c'è però un problema di forse di opportunità? Per esempio, abbiamo un imputato che ha 22 capi di imputazione. Chi è? Situazioni che io che bisognerebbe conoscere, questo non so di che parte, ma voglio dire, sono situazioni che andrebbero conosciute. In ogni caso mi sembra che si parli di fatti amministrativi, non certamente di fatti mafiosi. Ora, sui fatti amministrativi, io ricordo che il mio amico Diego Cammarata sta pagando per un problema ambientale perché i suoi uffici non attaccarono una centralina. Ora, voglio dire, se questi sono i reati, ovviamente la cosa non mi interessa. Io quando faccio le liste sto attento a che non ci sono infiltrazioni di criminalità organizzata. Poi ogni singolo reato amministrativo che viene contestato, poi ognuno si va a difendere il processo con la meglio. Qualcuno si è chiesto dove.